Ragazzi, con oggi sono esattamente 6 anni che è uscito Minecraft su console edition. Ragazzi, sono state annunciate tantissime novità, tantissime altre cose, ne parleremo appunto in questo video. Buona visione! Bella trasoli e bentornati in questo nuovissimo video, sono Chris187 e siamo oggi ragazzi tornati con un nuovissimo video di Minecraft. Questo video sarà molto tranquillo prima di tutto perché mi sono preso un'allergia paurosa. Difatti se guardate questo occhio okay, cioè, è viola praticamente. Quindi riuscirò a parlare per circa 5 minuti, poi inizierò a nascondermi perché mi brucerà l'occhio. Detoci ragazzi, non vi preoccupate, non è niente di che, semplicemente l'allergia al polline mi infiamma tutti gli occhi. Comunque, prima di iniziare vi invito a lasciare un bel pollice in su per il supporto e vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare quella campanellina, suonatela proprio dong per non perdervi nessuna notizia. Con oggi ragazzi sono esattamente 6 anni che è stato rilasciato Minecraft su console. Vi spiegherò un minimo la storia e vi spiegherò appunto cosa penseranno di fare per il futuro. Appunto ragazzi, 6 anni fa, cioè nel 2012, uscì il primo Minecraft per console, cioè Minecraft Xbox 360. Ragazzi, sono dei ricordi davvero strani e anche mio compare Vince sicuramente condividerà con me questa cosa, perché da lì ragazzi ci fu il lancio ufficiale di Minecraft per console. Io mi ricordo che ero un ragazzino ai tempi e non avevo un PC abbastanza potente per poter giocare Minecraft su PC. Ed ero davvero innamorato di questo gioco, lo guardavo online, lo guardavo su YouTube, quel poco che c'era su YouTube ancora a quei tempi, ragazzi, e poi finalmente uscì Minecraft su Xbox Edition. E da lì, ragazzi, venne lanciata in me una speranza di poter giocare anch'io finalmente a questo giochino Minecraft, che per me fino a quel momento era inaccessibile probabilmente. Però ragazzi, appunto, il problema era che io non avevo un Xbox e quindi dovetti aspettare l'anno dopo che venne rilanciato e lasciato e pubblicato, no, circa 2 anni dopo, su Minecraft PlayStation 3. E da lì ragazzi, inutile dirvi che si creò il mio canale, quindi devo dire che questo gioco io ragazzi ce l'ho nel cuore perché diede inizio appunto al mio canale e a tutte le cose che vi ho spiegato nel percorso e nel corso di questi anni insomma. E finalmente uscirono questo mondo che era un mondo survival dove tu potevi entrare semplicemente e fare quelle poche cose che ti permetteva di fare il gioco all'inizio. Ma vi assicuro che con quel poco ci si divertiva tantissimo. Se anche voi avete iniziato a giocare Minecraft in quegli anni lì ragazzi, o comunque subito dopo, scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere la vostra esperienza. Da lì ragazzi cosa successe? Successe che iniziarono appunto i giocatori ad inventare dei minigiochi, o comunque a cercare di prendere dei minigiochi da PC e riprodurli su PlayStation, che vi ricordo che non ha mai avuto la possibilità di inserire mod, command block o tantissime altre cose. Ed è da lì ragazzi entro in gioco io. Un giorno entrai in una lobby e iniziai a giocare con degli strani buffi ragazzi che giocavano a un gioco chiamato Hunger Games. E da lì ragazzi gli Hunger Games travolsero Minecraft console, perché ragazzuoli io giocai quei primi Hunger Games e poi volevo riprovare a giocarli ma non riuscivo a trovare nessuno appunto che li avesse. E così cosa decisi di fare? Semplicemente ragazzi decisi di crearmi gli Hunger Games da solo e di condividere questa mia esperienza con YouTube, e da lì si creò appunto il mio canale dove condivisi le mie primissime mappe. Comunque ragazzi, questa storia poi ve la racconterò un'altra volta, volevo semplicemente darvi questo pre-storia prima di iniziarvi a dire cosa è successo. Appunto sono esattamente 6 anni che è uscito Minecraft per console e appunto loro si stanno festeggiando. Ora, chiudiamo un attimo questo momento di euforia e parliamo di cose serie. Se intanto non l'avete fatto, vi invito a lasciare un bel pollice in su per il supporto e scrivetemi hashtag minigames se vorreste vedere il ritorno dei minigame di Minecraft. Detto ciò, cosa è successo? Come ben sapete, la nostra amica 4J Studios, cioè il colosso indiscusso di Minecraft console, colei che ha gestito a denti stretti Minecraft PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, eccetera, eccetera, nel corso di questi anni, ultimamente ci ha un po' deluso. Ma non lo sto dicendo io, ragazzi, è un dato di fatto, non è che ci abbia deluso proprio nel vero senso della parola. Semplicemente, ragazzi, ci ha un po' abbandonato. Non dico che ci hanno detto andate via, chiudiamo i server. Dico che non hanno più rilasciato aggiornamenti o cose che potessero appunto tornarci far la voglia di giocare a Minecraft. E qui ragazzuoli infatti ci hanno rilasciato delle skin a pagamento, aggiornamenti assai inutili, fix bug che non servivano a niente. E appunto ragazzuoli, cose assai inutili che a noi purtroppo giocatori non interessano. Noi vogliamo semplicemente giocare con i nostri amici con delle novità e tantissime cose interessanti. E qui ragazzuoli appunto
esce appunto questo post dove ci dice: ragazzi, in occasione del festeggiamento dei 6 anni di Minecraft Xbox 360, appunto vi regaliamo una mappa di crollo dove potrete giocare insieme ai vostri amici per ricordarvi di questo evento. In più, ragazzuoli, molti sviluppatori di queste cose hanno rilasciato una sorta di dichiarazione dove ci promettono che questo anno sarà colmo di sorprese. Quindi cogliamo un po' le cosette, ragazzuoli. Teoricamente Minecraft nel giro di qualche mesetto dovrebbe riniziare ad ingranare e mettere la sesta marcia. Purtroppo, ragazzi, ci sono brutte notizie per le vecchie console, ma di questo ve ne parlerò in un video dedicato, quindi fatemi sapere se lo volete sapere scrivendomelo nei commenti o rispondendo al sondaggio qua sopra, facendomi sapere cosa o che console utilizzate. Quindi, ragazzuoli, ci sono delle brutte notizie per old gen, ma appunto non vi voglio dare queste notizie adesso, non voglio rovinarvi l'atmosfera perché sono delle cose assai delicate, ma ve ne parlerò con calma in un altro video, tranquilli, che se tutto va bene uscirà in questa settimana che sta arrivando. Detto ciò, ragazzi, ci regalano questa mappa e ci annunciano che probabilmente rinizieranno in giro di poco a pubblicare nuovi aggiornamenti. Vi ricordo che deve uscire l'Aquatic Update, che uscirà nel giro di un mesetto, secondo me prima del periodo estivo, comunque subito all'inizio del periodo estivo, ragazzi, quindi riprenderemo tranquillamente a giocare a Minecraft. Per chi si stesse chiedendo le costruzioni speciali dove sono finite, non vi preoccupate, tornano nel periodo estivo anch'esse, per non sprecarle, così avrete tutto il tempo di giocare a Fortnite, Minecraft, qualsiasi altro gioco voi vogliate, e appunto avrete anche il tempo di costruire e sbizzarrirvi con la fantasia su questo fantastico gioco che io spero torni a vivere. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video, anche se pur breve, vi sia piaciuto. Spero di essere riuscito a trasmettervi un po' di emozione da parte mia, o comunque da voi anche giocatori che magari avete provato Minecraft ai meandri delle sue origini su console. Io vi ringrazio tantissimo, vi invito ad iscrivervi al canale, che dire, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao!